Buonasera, bentornati a un nuovo video. Dunque, anche quest'anno ci riprovo e quindi partecipo alla Septuagon di questo mese, ecco, che va dall'11 settembre al 24 settembre del 2017. Ecco, perché così anche chi recupererà in seguito i video saprà che era del 2017, ok? È una challenge ideata da Valentina Gambarini, Spicci Callen e Leonora Forno Miss Tortellino. Dunque, sono 7 categorie e io me la cavo quest'anno, diciamo tra virgolette, me la cavo con 7 libri. Ecco, visto che l'anno scorso non ho letti 11 in 14 giorni, cioè l'avevo 11 da leggere in 14 giorni, quest'anno sono riuscita a trovarne 7. Ok, iniziamo subito. Allora, le vocali con la A. Io ho trovato... Allora, ho trovato... Abbandono di Anne Rice, quindi che mi copre anche, sì, scusate, la A di Abbandono. Poi, ho già suonato in palla, ecco, per la E, Estasi, quindi così concludo la, se ce la faccio, la trilogia dei sensi qui, come la trilogia dei sensi di Anne Rice. Poi la I, ho scelto Io di Katharine Hepburn. Aspettate, ecco così, che magari si legge meglio. Eccola qua, con la Io, che non è un articolo ma è un pronome, quindi va bene. Poi con la O, ho scelto... non ho detto so... Coglionita. The One di Kira Kass, quindi il De si leva, che è un articolo One con la O, perfetto. E così finisco anche sta trilogia, ecco, tra l'altro. E per la U ho scelto L'ultimo inverno di Paul Harding, un anticipo di Pazzi per l'usato, ecco, fresco fresco, quindi però c'era la U e allora approfitto e lo ficco in mezzo. Poi un libro scritto da una donna, ero indecisa tra Anne Rice e Kira Kass e quindi ci mettiamo uno dei due, e in più c'ho anche questo con Veronica Roth, quindi libri scritti da donne ce l'ho a iosa, quindi quello che capita capita, va bene. Poi una raccolta di racconti, per la raccolta di racconti ho trovato Mary Wilkins Freeman, ed eccolo qua, una piccola raccolta di racconti, sì, dentro ce ne sono, adesso vi dico pure quanti sono, non ve lo dico, facciamo affidasse, non lo so, non c'è... ci sono Mamma si ribella e Una sora nel New England, sono molto curiosa, devo essere sincera, non la conosco sta autrice, quindi sono curiosa. Poi le stagioni, dunque... Allora, le stagioni, inverno con L'ultimo inverno di Paul Harding, ok. Autunno l'ho messo con Divergent, perché questa copertina mi sa molto d'autunno, comunque abbastanza scura, mentre per la primavera e l'estate ho messo questa copertina qua, perché obiettivamente non so distinguerla, comunque non è né autunno né inverno per me, quindi estate, primavera, estate, perfetto. Quindi ci ho messo queste due. Poi l'autobiografia o comunque un fatto realmente accaduto, e ci ho messo Io di Katharine Hepburn, scritta proprio da lei, insomma curata proprio da lei, quindi più vero di questo non c'è. Ok, mi mette un po' di pensiero, perché è scritto piccolino, però ci sono anche le foto di questa attrice, per cui vedremo, sarà quello forse più impegnativo, che mi mette un po' di pensiero. Poi gli elementi della natura, e qui è stata la mandracata praticamente, perché tutto era chiuso qua. Allora, l'acqua, c'è il mare, la terra, c'è i pezzi di terra, poi il fuoco, c'è il fuoco, e l'aria, ci sono le nuvole, cioè ragazzi, una cosa fantastica, e in più un libro diventato film, ma come sempre Divergent, quindi una cosa meravigliosa, con un mattone mi sono presa tutto quanto il cucuzzaro. Ok, quindi speriamo di riuscire a finire, io so positiva, a finire la challenge, se no mi sarò tolta qualche libro di mezzo, che è più o meno l'obiettivo delle challenge, almeno per il mio punto di vista. Non si vince niente naturalmente, è solo il piacere di partecipare, quindi dall'11 al 24 sarò impegnata con questi libri, e in più naturalmente sto leggendo Hit con il mio gruppo di lettura, che siamo a buon punto, stiamo facendo il giro di boa, diciamo, e quindi sono molto contenta. Ecco, fatemi sapere voi se partecipate, che cosa state leggendo in questo periodo, e niente, noi ci rivediamo in un prossimo video, un bacione, alla prossima.